la parola adesso a Giuliano Rosolin, direttore della Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa della provincia di Treviso. Buonasera a tutti. Paolino ha fatto tante considerazioni che condivido, a partire dalla prima. Ha detto che la qualità del mercato del lavoro e dell'occupazione dipende molto dalla qualità dell'economia. Se c'è un'economia altamente qualitativa, c'è anche un'occupazione altamente qualitativa. Se il sistema economico degrada, degrada anche l'occupazione. Bisogna partire da qua per fare anche una serie di ragionamenti rispetto, diciamo, la situazione che viviamo, per capire anche se si aprono prospettive positive per il sistema economico, per i lavoratori, per gli imprenditori oppure no. Cosa ci dicono le dinamiche congiunturali e strutturali in questa fase? E questa è una fase dove si fa il consuntivo dei dati 2010. Ci dicono che a livello internazionale ci sono diverse velocità di sviluppo e il pianeta non è in recessione, ci sono economie che si sviluppano a livelli altissimi, anche più forti del periodo pre-crisi, le citava Paolino prima, Cina, India, Brasile, Russia. Ci sono altre economie come quella statunitense che hanno ripreso a svilupparsi con una certa intensità, però diciamo questo sviluppo negli Stati Uniti è molto legato alle politiche finanziarie e fiscali e non a innovazioni tecnologiche prodotte in questi anni, e questo fa dubitare gli economisti che la ripresa negli Stati Uniti possa essere duratura. C'è una situazione in Europa dove abbiamo ripreso come europei a sviluppare le nostre economie, però con velocità molto differenziate. La Germania, che viaggia oltre il 3,5% di PIL di crescita nel corso del 2010, altre economie come quella spagnola che sono allo zero, l'economia trevigiana, l'economia nazionale circa all'1%. Quindi abbiamo una situazione sì di ripresa economica, però nelle aree, diciamo, dei paesi emergenti, le vecchie economie tirano, Stati Uniti e un po' la Germania, in altre parti, diciamo, economia matura, tipo Italia, tipo Spagna, tipo, diciamo, l'Europa, ci sono più difficoltà. Queste difficoltà comportano delle ripercussioni molto molto forti anche sul nostro territorio. Perché se guardiamo il consuntivo 2010 noi vediamo questi dati. Si chiude il 2010 in provincia di Treviso con meno imprese rispetto all'anno precedente, con meno occupati rispetto all'anno precedente, anche se si è riusciti a fare un prodotto interno lordo più alto di circa l'1% rispetto il 2009. Cosa significa? Significa che in provincia di Treviso, come in altre parti d'Italia, si riesce a produrre di più con meno occupati e con meno imprese. Significa che è aumentata la produttività per ogni addetto, è aumentata la competitività delle imprese, perché si fa più prodotto con meno imprese e meno dipendenti, però attenzione, non è aumentata la redditività delle imprese. Cioè le imprese, dati Banca d'Italia, continuano a stare sul mercato guadagnando sempre meno. Allora, se noi per il terzo anno consecutivo abbiamo una situazione per cui si riducono il numero delle imprese, si riduce gli occupati, si riduce la redditività delle imprese, vuol dire che c'è qualcosa di profondo che dobbiamo affrontare. Qua non si tratta più soltanto di fare meglio le cose che facevamo in precedenza, bisogna cambiare il modo di fare le cose dalle produzioni all'organizzazione sociale. E se non facciamo questo, compromettiamo il nostro futuro. Io sono convinto che sia possibile migliorare le nostre condizioni di vita, lavoratori, imprenditori, cittadini in generale, anche senza vincere il Superenalotto, perché sembra che la questione adesso sia star bene se si vince il Superenalotto. No, si può star bene se modifichiamo radicalmente l'organizzazione economica, l'organizzazione sociale e l'organizzazione istituzionale di questo paese. Abbiamo avuto ormai più di una dimostrazione che le vecchie ricette,
per risolvere i problemi non funzionano più. La prima grande ricetta che andava alla grande, diciamo, fino a qualche anno fa era quella di dire: la globalizzazione la governiamo con il liberismo, senza vincoli, perché sono dannosi. Chi aveva questa idea ha fallito, naufragato. Poi sul campo rimanevano altre due ricette. L'altra è quella di dire: se noi riduciamo la contrapposizione tra Stato e mercato, incrementa la competitività del sistema economico e le cose vanno meglio. Non è vera neanche questa ricetta, naufragata anche questa ricetta. Poi c'era un'altra grande ricetta che era, diciamo, presente soprattutto nell'elaborazione della sinistra, che ragionava sulla contrapposizione fra salario e profitto. Se diciamo questa contrapposizione la si gestisce in positivo, può esserci anche uno sviluppo in positivo della società. Abbiamo visto che anche questo tipo di ragionamenti non hanno retto. Se è vero che non hanno retti tutte queste idee, diciamo, di riorganizzazione della società, bisogna che pensiamo a ripensare lo sviluppo complessivo della nostra società. Io sono convinto e condivido quello che dice il presidente americano Obama, che in questa fase non bisogna pensare ad aggiustamenti economici, ma bisogna pensare a rivolgimenti economici, a riorganizzare il nostro sistema economico. La prima questione che abbiamo di fronte, sulla quale occorre ragionare, è che da questa crisi non usciamo né in provincia di Treviso né a livello internazionale se non con la ridistribuzione delle risorse. Se diminuiscono i consumatori e si arricchiscono sempre di più pochi imprenditori, non c'è formaggio per i topi, perché è vitale per qualsiasi sistema economico avere tanti consumatori. Questa crisi finanziaria c'è stata perché non ci sono state regole che governavano, diciamo, il capitale finanziario a livello internazionale. Sono passati 3 anni e mezzo, regole consistenti che vincolino il funzionamento o gli investimenti finanziari a livello internazionale non ce ne sono. Eppure bisogna farli, perché se non si fanno queste regole si può rideterminare nei prossimi anni quello che è successo nel 2008. È chiaro che, diciamo, se noi guardiamo questi dati in provincia di Treviso, vediamo che la provincia di Treviso, pur avendo avuto delle difficoltà, diciamo, meno imprese e meno lavoratori, provo a mettere alcuni dati, significa che abbiamo avuto circa 8.000 lavoratori licenziati nel corso del 2010, e essendoci state 25 milioni di ore di cassa integrazione in provincia di Treviso nel corso del 2010, significa grosso modo che altri 17.000 lavoratori equivalenti sono, diciamo, in situazione inattivi. Di grande tensione. Sono inattivi. Sono dati quindi economici ma anche sociali, perché questi lavoratori messi in mobilità o questi lavoratori messi in cassa integrazione sono lavoratori che portano meno ricchezza nelle famiglie, che riducono i risparmi delle famiglie e che abbassano i consumi anche a livello, diciamo, trevigiano. Allora, a Treviso, dicevo prima, questo dato di crisi lo sentiamo, diciamo, sì, ma in modo più attenuato rispetto a altre parti della regione e altre parti del paese. Perché? Perché in provincia di Treviso abbiamo la fortuna di avere una forte coesione dentro l'organizzazione dei lavoratori dipendenti CGIL e CISL UIL, e il fatto che CGIL e CISL UIL facciano il 1° maggio unitario in provincia di Treviso è un bene anche per il sistema imprenditoriale, perché continua a avere un unico interlocutore rispetto ai problemi delle aziende. Più si frantuma la rappresentanza sindacale e più problemi ci sono per gli imprenditori. Questa coesione, dicevo prima, delle organizzazioni sindacali da un lato, delle organizzazioni imprenditoriali e delle istituzioni, ha fatto sì che si sentisse meno in provincia di Treviso gli effetti della crisi, che pur li sentiamo, perché ho cercato di darvi i dati prima. Perché? Perché grazie alla coesione siamo riusciti a costruire politiche attive del lavoro per i cassi integrati positive, che hanno interessato migliaia di lavoratori, perché con gli strumenti della bilateralità e con gli strumenti delle associazioni imprenditoriali e con il sostegno delle istituzioni siamo riusciti a creare degli ammortizzatori positivi.
questa idea di Treviso laboratorio nel confronto fra le forze imprenditoriali e le organizzazioni sindacali è un'idea che va coltivata, perché per uscire da queste difficoltà bisogna sperimentare, avere il coraggio di sperimentare e di sbagliare, avere il coraggio di mettere forze convinte nel perseguire obiettivi condivisi. Se noi non riusciamo a consolidare questa operazione, difficilmente riusciremo anche a uscire dalle difficoltà che stiamo vivendo. È possibile uscire da questa situazione? Sì, è possibile uscire da questa situazione se innoviamo radicalmente, dicevamo prima. Cominciamo a dire che le innovazioni dentro il sistema impresa sono andate avanti in modo abbastanza forte anche durante il periodo di crisi. Ci sono state innovazioni tecnologiche, ci sono state produzioni anche di nuovi prodotti, anche se in modo insufficiente, è aumentata la competitività delle imprese, è aumentata la produttività del lavoratore, però nonostante tutti gli sforzi che si facciano in questa direzione sono insufficienti se poi tutti questi sforzi vengono vanificati da un lato da una tassazione che mette fuori mercato le imprese, da una tassazione che lascia briciole nelle tasche dei lavoratori perché la tassazione sul lavoro è spropositata. Andiamo fuori mercato se tutto ciò che è organizzato fuori dell'impresa non è sufficiente. La disorganizzazione del territorio costa alle imprese italiane grosso modo 70 miliardi all'anno. Basterebbe riorganizzare con la logistica, con le infrastrutture, con tutte le cose che abbiamo più volte citato, il nostro territorio, e noi avremo un incremento di competitività micidiale. Allora bisogna continuare a fare innovazione nelle imprese, però bisogna anche fare contestualmente innovazione nel territorio perché sia più competitivo. Allora una cosa che abbiamo posto agli amministratori è quella che un sistema produttivo che ha 1027 aree produttive organizzate in 95 comuni non può essere competitivo. Oltre ad aver distrutto il territorio, non riusciamo a qualificare queste attività, queste aree produttive. Bisogna pensare, lavorare su un progetto per ridurle a poche decine e mettere dentro queste aree produttive tante attività che supportino le imprese nella competitività, soprattutto attività questioni infrastrutturali e servizi. Abbiamo però anche il bisogno di completare rapidamente le strade che mancano. Cioè noi abbiamo ottenuto grandi risultati con il passante di Mestre e con il completamento dopo anni e anni dell'A28, però la zona pedemontana della provincia di Treviso soffre la mancanza della strada pedemontana, una strada a scorrimento veloce. E allora se io perdo 5 punti di competitività di PIL perché non ho le reti viarie organizzate, significa che o faccio degli investimenti sotto problema qua, o ogni volta che esco con le mie merci dalle aziende perdo subito nei confronti dei miei competitori tedeschi o di altre parti del mondo. È importante fare anche le infrastrutture che mancano, ma non basta fare innovazione nel territorio, se poi volete successivamente ragioniamo, bisogna che facciamo anche innovazioni istituzionali, fare contestualmente innovazione in impresa, nel territorio e nelle istituzioni. Ma è pensabile che noi organizziamo l'economia e la partecipazione dei cittadini con 95 comuni in provincia di Treviso, quando in tutti gli altri paesi europei che competono con noi le città non sono di 2.000-3.000 abitanti ma vanno dai 50.000 in su? Ed è chiaro che se c'è una razionalizzazione istituzionale si risparmiano soldi che si possono investire da altre parti. È chiaro che oltre che a fare questo tipo di attività di innovazioni in azienda, nel territorio e nelle istituzioni, noi dobbiamo avere anche delle direttrici di marcia rispetto alle cose che vogliamo fare. Allora è chiaro che la direttrice di marcia deve essere la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. Non significa che si può far tutto, significa che si può fare tutto ciò che è sostenibile e compatibile con questi soggetti. In questo senso, per esempio, noi giudichiamo positivamente che il governo abbia messo uno stop alla idea di produrre energia nucleare quando prima non aveva ancora risolto nei problemi della sicurezza, nei problemi del smaltimento delle scorie.
Riteniamo che però bisogna accelerare gli investimenti sulle cose che diano competitività al nostro sistema economico. Mi pare che in questa fase, come diceva Paolino prima, ci sia un'attenzione importante sul risanamento economico, va bene, va posta questa attenzione, non c'è altrettanta attenzione sul problema della crescita. Se non ci sarà crescita economica, non ci sarà miglioramento della qualità del lavoro, non ci saranno nuove entrate nelle casse dello Stato che ci servono per poter rendere più competitivo il nostro territorio, e se non c'è crescita c'è emarginazione del nostro paese rispetto ai paesi più sviluppati con i quali concorriamo. Ci sono idee e condizioni per fare in modo che si possa migliorare la condizione dei lavoratori e degli imprenditori nel nostro territorio, come dicevo prima, anche senza vincere i Superenalotto. Basta avere la voglia e avere la disponibilità di fare le cose che servono. Grazie a Giuliano Rosolè.